Buongiorno web spettatori. Un convegno di alto profilo, quello che si è tenuto a Modena il 29 maggio scorso, per parlare del DDL scuole e del suo iter parlamentare. Ha aperto i lavori il coordinatore provinciale della Gilda degli insegnanti, Robertino Caponcelli, che ha raccontato del flash mob al quale aveva partecipato la sera prima, scegliendo come libro del cuore l'ultimo contratto scuola, bloccato da anni e che se passa la proposta del governo forse potrebbe diventare un pezzo da collezione. La senatrice Mussini del gruppo Misto ha sottolineato che l'attuale situazione politica è caratterizzata da un vero e proprio attentato alla democrazia, al punto che le hanno impedito di partecipare ai lavori della Commissione Istruzione. La considerazione degli insegnanti è stata abilmente e costantemente smantellata negli anni, ha sostenuto la senatrice, producendo una grande svalutazione del ruolo e uno scarso interesse di quella parte di società civile che di scuola non si è mai interessata troppo e al cui sostegno occorre mirare. Secondo la relatrice, il modello di scuola del DDL risponde ai canoni dettati dalla Confindustria e dai grandi potentati economici e finanziari. La scuola passerà da scuola da diritto costituzionale a erogazione di un servizio che avrà un costo per l'utenza. La senatrice ha poi analizzato, a titolo esemplificativo, l'articolo 13 che prevede una sorta di apprendistato della peggior specie per i nuovi insegnanti. Il professor Antonazzo, referente nazionale della Gilda per i precari, ha affrontato il tema del precariato, che gli slogan governativi fanno passare come un problema che sarà definitivamente risolto con le circa 100.000 assunzioni e che costituiscono l'elemento di ricatto nei confronti dei parlamentari. Le tanto sbandierate assunzioni, ha sottolineato Antonazzo, non sono frutto della magnanimità di questo governo, ma il risultato di una sentenza della Corte di Giustizia europea. Il professore ha rassicurato Renzi che i sindacati non sono avversi alla stabilizzazione del personale, stabilizzazione che potrebbe essere realizzata immediatamente con un decreto legge, stralciando questa parte dal DDL. In realtà la preoccupazione dei sindacati è la precarizzazione di tutti i docenti attraverso gli albi territoriali previsti dalla riforma. L'onorevole Paglia del gruppo SEL ha ricordato che in 60 giorni non è possibile varare un provvedimento che stravolge in modo radicale la scuola. L'indifferenza del Premier e del suo esecutivo alla massiccia mobilitazione del 5 maggio è, secondo l'onorevole Paglia, il segno evidente di una deriva antidemocratica e di una rottura forte con la Costituzione. Ma era davvero così urgente in questa Italia che vive emergenze profonde fare una riforma della scuola? Si è chiesto il professor Bruno Moretto della LIP, per il quale questo disegno di legge non è altro che chiacchiere distintivo. Pare inverosimile, infatti, che qualcuno pensi davvero che un dirigente scolastico miracolosamente risolva tutte le criticità della scuola. Altra bufala è il numero degli insegnanti dell'organico funzionale, che potranno essere uno a un massimo due per istituto e che dovranno fare tutto, supplenze comprese. Per il professor Moretto la strategia dovrà essere quella di far conoscere ai cittadini i danni della riforma che alla fine penalizzerà come sempre gli ultimi della catena, gli studenti. Per la dirigente scolastica Querzé siamo dentro una grande commedia nazionale degli equivoci che si concretizzano nella richiesta di una riforma inutile, nelle affermazioni di principio senza coperture finanziarie se non per le assunzioni. Quindi questo governo non mette soldi nella scuola, ma anzi taglia risorse. Altro equivoco è l'abolizione delle classi pollaio, che in realtà anche dopo la legge continueranno ad esserci. E infine la valutazione degli insegnanti. Come si fa a valutare gli insegnanti, si è chiesta la dottoressa Querzé, se non esiste un sistema nazionale di valutazione? Il professor Quaggiotto, dirigente nazionale della Gilda, ha definito il DDL del governo Renzi come la dismissione della scuola pubblica, la fine cioè di tanti principi costituzionali, come la libertà di insegnamento, il sostegno ai più deboli e la crescita culturale della società. Vale la pena ricordare, ha concluso Quaggiotto, che nel testo della riforma non compaiono mai le parole cultura e costituzione, segnale inequivocabile del progetto che sta dietro questo disegno di legge. La senatrice Montevecchi del Movimento 5 Stelle si è detta convinta che la categoria che si avvantaggerà della riforma sarà quella degli avvocati, per i numerosi contenziosi che nasceranno. Inoltre la senatrice si è soffermata sul tema delle deleghe al governo previste nel DDL, che sono veri e propri assegni in bianco girati all'esecutivo. L'operazione scellerata di Renzi condurrà l'Italia alla perdita della propria sovranità culturale e intellettuale. In chiusura, Antonio Bonfrisco, dirigente della Federazione Gilda UNAMS, ha evidenziato quanto sia importante continuare la mobilitazione anche con lo sciopero degli scrutini. Questo è tutto, un saluto da Gilda TV.